questa è una caravella portoghese. Anche questa è una caravella portoghese. Notate qualche differenza? No? Vero? Beh, neanche io. Certo, forse perché nel gioco trovare 10 piccole differenze della settimana enigmistica finivo sempre per unire i puntini. Certo, tutti univamo i puntini. Solo che io rimanevo col sentore di averli uniti male, perché mi appariva sempre un dito medio. Ma se fate ben attenzione, vedrete anche voi che queste due, beh, si somigliano. Oh, se si somigliano. E non pensate che non ci abbia pensato, perché ci ho pensato. E a pensare male si fa sempre bene, ma è bene spesso pensare male, perché noi le cose le facciamo male, nel senso di bene, ma solo il pensiero ci fa star bene di star male, perché il bene e il male in fondo non sono sempre la stessa cosa. Non lo so cosa ho appena detto, ma va bene così. E non lo voglio sapere comunque. Comunque, entrambe hanno una vela, un set di arpioni da fare invidia al capitano Haka, e soprattutto entrambe non sono meduse. Ripeto, non sono meduse. Sì, lo so, qualcuno ci sarà rimasto deluso. Ma come, questa non è una medusa? Ma su questo ci torneremo dopo. Ciao ciurma, bentornati sul nostro secondo canale in bassa risoluzione ma alto pescaggio, dove le vele ve le spiego io, perché faccio l'albero maestro e per cazzate intendo quella randa. Io come sempre sono il dottor Barbascura X e nel video di oggi parleremo delle caravelle portoghesi. Non di questa, né di questa, ma di questa. Questo blob che certamente non ha nulla da invidiare a un grumo di lenti a contatto finito sotto i piedi di un bambino in piscina, eppure ci tengo a parlarvene perché, come avrete capito, sono in fissa con la fantascienza e secondo me questo affare brutto come l'invito a un matrimonio potrebbe regalarci un bel po' di spunti su cui fantasticare su ipotetiche specie aliene. Perché sto coso non è un coso, ma è un'orgia di cosi. Nel senso che non è uno, ma sono tanti. Tanti proprio. È tipo un Megazord dell'orrore. Una confraternita del mare, un aggregato di odio e gelatina che... Vabbè, andiamo per ordine, che altrimenti finisco solo per confondervi. Ma prima, un brevissimo momento con il nostro sponsor di oggi, Cambly. Siamo a settembre, il mese dei buoni propositi, in cui si è convinti che questa volta non falliranno nuovamente miseramente. Il mese in cui si torna a scuola con la voglia di spaccare e bisogna prepararsi a un colloquio di lavoro, perché si sa mai, magari ti pigliano. E non giriamoci troppo intorno, serve l'inglese. Cambly serve proprio a questo. È una piattaforma di e-learning che ti permette di fare lezioni di inglese online con dei tutor madrelingua in videochiamata. Si può usare da qualunque dispositivo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. E parlando così spesso con un madrelingua, oh, è impossibile non migliorare. Io lo uso spesso per continuare a praticare, ma va benissimo anche per i novizi che vogliono imparare da zero. Ve lo dico da subito, costa pochissimo, c'è un codice sconto che mi hanno dato, ve lo metto anche in descrizione, Barbascura 55. Perché 55? Perché usando questo codice potete avere il 55% di sconto sui piani annuali. È valido solo a settembre, ma con quello l'abbonamento vi costa solo 18 euro al mese. Se conosceste i costi di una scuola di inglese tradizionale saprete che è un costo assolutamente basso. Se voleste anche solo provare il servizio, giusto per provarlo, anche solo per capire se vi piace o meno, con lo stesso codice avete anche 15 minuti di prova gratuita. Vi scegliete un tutor, tanto ne hanno sempre un casino disponibili, vi fate una videochiamata di 15 minuti in inglese e vedete se vi trovate. Comunque, oh, è gratis, che vi frega, usate il codice e provatelo, no? E se aveste dei problemi di timidezza a parlare con dei tutor, da adesso è disponibile per tutti gratuitamente anche Cam AI, un'intelligenza artificiale che simula una vera e propria conversazione con un tutor, e la potete usare anche solo per capire se vi può interessare o meno il servizio. Ma ripeto, con Barbascura 55 a settembre avete comunque 15 minuti di prova gratuita, a sto punto provate un tutor vero, no? E ora torniamo a parlare di quella schifezza di animale. Iniziamo col dire che questa specie si trova in tutti gli oceani del mondo, specialmente nelle regioni tropicali, subtropicali, oltre che nei vostri incubi, anche se alle volte può arrivare anche nei mari temperati, come i nostri. Ma dato che i nostri stanno andando verso la tropicalizzazione... Gli avvistamenti nel Mediterraneo sembrano aumentare di anno in anno, anche se non è ancora così comune trovarla. Però, oh, io fossi in voi, mi preparerei al peggio. Ogni tanto arrivo in Sicilia, per dire, e non ci stanno porte chiuse o teste di cavallo nel letto che tengano. Questa caravella di legno di qualche tonnellata ha diversi punti in comune con la gomma da masticare gusto puffo che vi ho fatto vedere prima. Partiamo da quello più importante, entrambe galleggiano, ma nessuna delle due è una medusa. Nonostante la caravella portoghese possa ricordare una medusa, non lo è affatto. E allora perché ci somiglia così tanto? Perché sono imparentati con le meduse e hanno sviluppato adattamenti simili per un habitat pelagico. E questo spiega anche perché somiglio tanto a uno spazzolone del bagno. Mi sono adattato a vivere questo cesso di vita. Meduse e caravelle fanno parte entrambe dei cnidari, ma nel corso dell'evoluzione hanno preso due strade diverse. Ma quindi sta caravella portoghese che minchia è? È un sifonoforo. E i sifonofori hanno una caratteristica molto molto particolare. Sembrano individui singoli, ma in realtà sono ammassi di organismi coloniali polimorfici. E questa cosa è una figata incredibile. Ed ecco anche perché potreste non distinguerle da una nave. Entrambi hanno una ciurma e ogni membro è specializzato per un compito diverso e specifico. Solo che in questa bestia le diverse unità con i propri compiti specifici sono chiamate zoidi. State attenti perché qui c'è il concetto fondamentale per capire che è sto coso. Ogni singolo zoide è un individuo a sé, ognuno specializzato per svolgere uno specifico diverso compito e che, nonostante sia un individuo isolato, può sopravvivere all'interno della colonia. Ma solo all'interno della colonia, solo lì. E ce ne sta uno che permette di muoversi, un tipo che caccia, un tipo che digerisce le prede e persino uno che scopa. Quello è l'unico che si diverte lì in mezzo. E insomma, la caravella
villa è in realtà un condominio con tanti zoidi appiccicati insieme che campano bene perché ognuno fa qualcosa per il bene comune. Una società comunista, bizzarra ma funziona. Ve l'ho detto che è un Megazord, anzi, un megazoide. E nonostante tutto questo appaia come una roba aliena e inconcepibile, esiste. Qui, sulla Terra, capite? E non solo esiste, ma sto condominio va pure d'accordo. Porco cane, diteglielo a quelli che continuano a immaginare gli alieni così. Ma dove cazzo l'avete presa la fantasia, da Pippo Baudo? Ma torniamo al primo zoide, e per farlo torniamo a questi due esemplari simili. Come avrete intuito, c'è un'altra cosa in comune tra queste due. Entrambi si chiamano caravelle, ah? Lo avevate notato? Minchia, non vi sfugge niente? Sta bestia è stata chiamata caravella portoghese per via del fatto che pare che abbia una vela, che fiera svetta sopra il pelo dell'acqua. Solo che quella roba non è mica una vela. È chiamata pneumatoforo e più che una vela è una sacca piena di gas. E allora perché non l'hanno chiamata mongolfiera portoghese? Non lo so. Ma nel dubbio non rompete i coglioni a me, perché io avevo proposto come nome Mario Giordano. Quella roba, quella vela, quella sacca, quel pneumatoforo è in realtà proprio uno zoide. Uno di quei famosi individui di cui vi parlavo prima, che ha il compito di permettere alla colonia di muoversi. È come quando ti si ferma la macchina in tangenziale e tu devi scendere a spingere, uguale. In quel caso ti sei adattato ad essere il motore, o meglio il carro di buoi, ed il Germano Mosconi, l'olimpionico Germano Mosconi. Invece questo si è adattato per questo scopo. La cosa figa è che può generare autonomamente o prelevare dall'atmosfera i gas al suo interno. La miscela è generalmente composta da una parte da monossido di carbonio, mentre il resto è azoto, ossigeno, gas nobili e tracce di CO2. All'occasione l'animale può anche sgonfiarla, espellendo i gas da un orifizio speciale. Quando lo fa in ascensore, tutti si girano a guardarlo. Lo sai come si dice, no? La broom del ha un buco nella E con sta vela lei ci naviga, va in giro per il mondo senza skipper ma senza vergogna. Hai capito perché le confondono ste due? In cima alla vela ha una cresta leggermente incurvata per poter prendere meglio il vento, che può abbassare o alzare con particolari muscoli. Guardala come alza la cresta sta sborona. E sta cosa è assurda, la caravella portoghese ha portato il concetto di plankton su un altro livello. No, perché in teoria sono considerati plankton tutti gli organismi acquatici che non sono in grado di muoversi attivamente e che per spostarsi utilizzano principalmente il moto ondoso. La caravella portoghese però ha deciso che basta! Lei non vuole solo farsi trasportare dalle correnti marine, lei vuole farsi spingere dai venti e surfare come se fosse a Nazaré! Quindi sì, tecnicamente è un plankton, nello specifico però è un tipo di plankton fatto da organismi che viaggiano sulla superficie di specchi d'acqua che vengono chiamati neuston. Oh, io lo dico per voi, giusto perché, che ne sai, magari ve lo ritrovate a indovina la parola. E ne devi andare! Ho già intuito, 9 lettere. Comunque, al di sotto della pneumatofora si trovano gli zoidi riuniti in grappolo. Alcuni formano i tentacoli, che possono essere lunghi 10 metri, di solito, anche se sono stati riportati tentacoli di persino 30 metri. 30 metri di tentacoli. Evviva! Che bello che siano tanto lunghi, vero? Che li lasciano andare in giro a casaccio come i bambini sulle spiagge, a urlare e urtare proprietà privata e sensibilità. Bellissimo, perché sono fottutamente pericolosi e urticanti. Proprio come i bambini. Ogni tentacolo porta piccole strutture avvolte a spirale chiamate nematocisti, le stesse di cui vi ho già raccontato nel video delle meduse e in cui vi spiegavo perché non pisciare sulla gente, a meno di esplicita richiesta. E in quel caso andatevelo a vedere se non l'avete visto, anche perché il discorso su come alleviare il dolore delle nematocisti disattivando il veleno con acqua calda sostanzialmente vale anche qua. Comunque, in breve, le nematocisti sono degli apparati che si trovano all'interno di particolari cellule chiamate nematociti. Consistono in un minuscolo arpione inserito all'interno di una trappola molla che, proprio come minuscole baleniere, scagliano i propri arpioni dentro i nemici che entrano in contatto con i loro tentacoli. Nemici come te! E anche qui, lo vedete? Sono uguali, che difa. La nematociste inietta tossine che su piccole prede hanno un effetto paralizzante o le accoppa proprio, mentre su di noi il più delle volte ha solo l'effetto di farci bestemmiare in antiche lingue perdute o qualcosa del genere. Quindi, ricapitolando, 10 metri, a volte anche 30 metri di tentacoli urticanti gettati in mare alla cazzo di cane, ma ti pare normale? Sì, lo so, caravella portoghese, che non è tua intenzione pigliarmi in faccia, ma se io sto a nuotare per i fatti miei e tu ti pigli tutto il mare e mi scatafromboli addosso, mica poi possiamo fare il CID per stabilire chi ha ragione. Una gran rottura di coglioni per me, che volevo solo farmi il bagno, ma alla fine per loro è pur sempre un meccanismo indispensabile, perché è così che sto Megazord caccia e si nutre, attraverso la cooperazione tra due zoidi, i dattilozoidi, ovvero gli zoidi portatori di tentacoli, e i gastrozoidi, ovvero quelli che digeriscono le prede. Possono nutrirsi ad esempio di calamari, pesci adulti o loro forme larvali, chi se ne frega, basta che si mangia. Ma come avrete intuito, una volta paralizzate le prede subiscono il vero trauma. Piano piano i tentacoli le portano verso l'alto, dove si trovano i gastrozoidi deputati alla digestione, e lì se li ciucciano lentamente, digerendoli.
come fossero aragoste alla crema. E molto spesso sono state solo paralizzate le prede. Sono ancora vive. Pensate che bello. C'è da dire che la morfologia di questi animali varia a seconda della regione. E proprio come i Pokémon, esistono forme regionali che possono avere creste differenti o più o meno tentacoli. Per esempio, questa è palesemente tipo acqua veleno, mentre questa è acqua buio. Ma le caramelle portoghesi come fanno? All'amore! Grazie per la domanda, mio piccolo bimbo Gigi Cacamorti. Chiaramente ci sarei arrivato da solo, ma va bene se chiedi, va bene. In effetti ve l'avrei già anticipato. Comunque ci sono zoidi per tutti nel Megazord. Come ho raccontato, c'è lo zoide vela, pieno di peti, gli zoidi tentacoli, gli zoidi che digeriscono, quelli che vanno a fare la spesa, quelli che buttano la spazzatura, e quindi, ovviamente, ci sono anche quelli che scopano. S-E-S-S-O! P. Loro sono quelli che hanno vinto la lotteria delle caravelle. Sono noti come gonozoidi e per loro testa di cazzo non è un'offesa, è un obiettivo. Immaginiamo dunque nuovamente la nostra nave pirata. A un certo punto il capitano si gira verso i mozzi per assegnare i compiti e fa: tu laverai il ponte, e tu preparerai il rancio, e tu, sì tu, cazzerai la randa mentre produrrai sperma e uova per fecondare le altre navi. Tu, sì tu... Il mozzo scelto a questo punto si sentirà osservato con odio e rancore da tutti gli altri, specie quello che lava il ponte, e a nulla servirà a nascondersi dietro la potente erezione. Scusami compare, il capo ha detto che oggi devo riempire questa damigiana con la mia cremolata di mandorle. Lo faccio per il bene comune, guarda che è un lavoro anche questo, è un lavoro serio, un lavoro manuale, io sono un manovale. Lascia sta. Tenete presente che quelli che vi ho ivi elencato sono gli zoidi principali, ma dipende con chi parli. Qualcuno ne identifica altri, ma questo dipende sempre dai laboratori di ricerca che li studiano. E vi assicuro che sono studiati, eh. Però non essendo proprio facile allevarli in cattività, vi assicuro che rimangono ancora un mistero. Comunque ci sono delle cose molto interessanti da chiedersi su di loro. Tipo, da che lato si guarda? Quando deve prendere una decisione, fa una riunione di condominio? Restano attaccati tutta la vita o a un certo punto si separano, tipo i Beatles? Quando incontrano il vicino di casa, salutano tutti o saluta solo uno? Sono domande serie, eh. Ma forse meno importanti di questa. E lo sviluppo embrionale di sti cosi? Come funziona? Cioè, tutti gli zoidi derivano da una singola cellula uovo fecondata. Però come avvenga realmente lo sviluppo non è che sia molto chiaro, eh. Lo studio più recente e completo è del 2019, dove gli scienziati raccontano di come lo sviluppo larvale dell'animale non sia stato ancora osservato direttamente. Tutto ciò che si sa sulle prime fasi di questa specie è basato su campioni fissati raccolti con reti da traino. L'opzione più accreditata dagli studiosi è che una volta fecondato l'uovo, le strutture riproduttive, una volta mature, si stacchino. Si staccano proprio dalla caravella e vengono spinte fuori da zoidi specializzati chiamati nectofori. Una rievocazione della corazzata Potionkin, in cui la carrozzina viene spinta con gioia. Va, mio piccolo infante, e cresci sano e forte! Purtroppo queste strutture fecondate mature non sono mai state trovate, quindi boh, vallo a sapere com'è. Non si sa manco se vi sia stagionalità o periodicità nella riproduzione sessuale, non si sa niente! Per ora. Lo sviluppo embrionale larvale avviene anche a profondità sconosciute al di sotto della superficie oceanica e dopo che la pneumatofora, ovvero la vela per intenderci, raggiunge una dimensione sufficiente, la caravella è in grado di fluttuare in superficie. A dirla tutta, non si è capito nemmeno da dove ciccino fuori di preciso ste caravelle portoghesi, cioè da che parte del mondo. Pensate che dei matematici hanno costruito dei modelli per seguire i loro spostamenti a ritroso, ma è comunque un casino, non si capisce niente. Insomma, nel caso delle caravelle portoghesi è lecito dire che non si capisce una ciola. Si capisce solo che fanno schifo e che preferirei che mi stessero alla larga, tanto basta. Che poi, io un po' le invidio. Cioè, loro se la godono proprio. Nessun problema nella vita, loro fluttuano, fluttuano e vanno. E formano dei grandi gruppi di caravelle che ogni tanto, per via di eventi, fenomeni atmosferici avversi, si spiaggiano a dozzine per la gioia di molti media che finalmente possono gridare invasione di caravelle portoghesi! Ma invasione di che? Ma datti una calmata, ma chi vi sei in culo? Io sono qui per sbaglio! Non c'è bisogno di allarmarsi in questi casi. In letteratura i bloom, le fioriture, così viene chiamato l'aumento improvviso del numero di individui nelle acque, sono rappresentati come eventi puntiformi, anche se alle volte possono essere devastanti, come è accaduto nel 2019 in Irlanda, che ha dato del filo da torcere ad alcuni allevamenti di salmoni. Nello studio però si evidenzia anche come eventi del genere potrebbero capitare sempre più spesso in futuro, soprattutto se continueranno ad insistere eventi climatici distruttivi che aiutano a trasportare questi animali un po' in giro negli oceani. Sembrava quasi che non stessi per tirare in mezzo il cambiamento climatico, eh? E invece eccomi qui! Che tra l'altro tu mi dirai, ma cosa ci facciamo con sta caravella portoghese quando si spiaggia? Una cosa sola, la lasciate là, morta, spiaggiata, come una frittata, anche perché l'infame è in grado di spararvi le nematocisti e avvelenarvi anche dopo la morte! Pensa te, t'avvelena pure da morta. Certo che per essere una che non è interessata ad attaccarti dimostra un attaccamento alla causa e ce la mette tutta, ma proprio tutta, per farlo sembrare un incidente. Vabbè, ora avete capito perché le caravelle si somigliano e anche perché vi avevo parlato di questo animale nel mio programma, 72 animali pericolosi. Non per sport, ma perché un pochino pericolosa è. Un pochino. E ovviamente, dov'è? È in Australia. Perché ovvio...
Ovvio. Siamo giunti così al termine di questa nuova ed entusiasmante puntata di evitare l'autosoffocamento erotico con limone in bocca usando tentacoli di caravella portoghese. E noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo episodiazzo di Ehi, occhio a dove nuotate. E se proprio non resistete al richiamo del tristo mietitore, se proprio volete morire in mare per opera di un sifonoforo, iscrivetevi prima di esalare l'ultimo respiro, almeno vi rendete utili a qualcosa. Alla causa. La causa di Scienza Brutta. Ciao.